il mio cappello di tipo. Buonasera e benvenuti a tutti. Noi siamo del corso Panificatori e Pasticceri del secondo anno. Vi abbiamo preparato un'unità di apprendimento sul tè. Successivamente vi faremo degustare i vari tipi di tè e a compilarne le schede relative. Buon proseguimento a tutti. E vi abbiamo preparato anche varie scenette con due cerimonie e due leggende. La cerimonia del tè giapponese, chiamata Chanoyu, acqua calda per il tè, si tratta di un rito sacro e sociale di origine buddista. Le regole della cerimonia sono state fondate nel 1550 da un monaco buddista Zen che fondò la cerimonia su quattro principi: rispetto, armonia, purezza e tranquillità. La cerimonia del tè sintetizza e rappresenta la vita in Giappone. Quando inizia la parte centrale della cerimonia, il gong rintocca. Viene servito un tè denso e poi una trama più fine. Il teishu, colui a cui è affidata la preparazione, entra nello shojitsu e veste tre cucchiaini di matcha per ciascuno invitato nella tazza. Riempie il mestolo di acqua da bollitore e ne versa una parte nella tazza. Con il pullino mescola l'acqua e il tè fino ad ottenere un composto denso, detto goisha. L'ospite, scusandosi e chiedendo il permesso di servirsi per primo, dopo un inchino pone la tazza nel palmo della mano sinistra e ne beve un sorso. Poi esprime il proprio apprezzamento e la riposa dinanzi a sé, così che il teishu possa pulirla. Dopodiché gli invitati a turno bevono dalla stessa tazza secondo la stessa procedura. La cerimonia del tè in Cina. Allora, ancora oggi l'arte del tè in Cina è una vera e propria filosofia di vita che mantiene inalterati gli insegnamenti dei maestri Zen. Avviene in una stanza apposita che di solito si trova nei giardini delle case. In questa stanza non ci sono né ornamenti né oggetti vari per rappresentare il vuoto a cui la meditazione si aspira. Questa stanza è stata usata per la prima volta intorno al 1500 dai grandi maestri Zen. La procedura che descrive la cima del tè in Cina segue diverse determinate regole. Si inizia con il prelevare un cucchiaio di bambù, un po' di tè e se lo mette nella teiera appoggiato sul apposito vassoio. Si fa ruotare, si aggiunge l'acqua alla temperatura richiesta, al tipo di utilizzato fino a riempire circa metà teiera. Perde lentamente l'acqua per svegliare il fuoco del tè, subito dopo si ruotare nella tazza. Si riempie la teiera con l'acqua a giusta temperatura. Chiudetela e si
diverse altre acqua calda sulle pareti esterne, così da garantire la stessa temperatura anche all'esterno. Si lascia per l'infusione, si versa via l'acqua dalle tazze. Versa il tè dalla piccola caraffa utilizzando un colino per evitare che le foglie si uniscono al tè. Si distribuisce e si versa il tè utilizzando un movimento circolare, così lo stesso aroma si versa su una tazza. La leggenda del tè in Cina. Secondo la leggenda cinese, l'imperatore Chen Pian, per il rispetto dell'igiene, non beveva altro che acqua bollita e aveva ordinato ai propri sudditi di attenersi allo stesso precetto. Un giorno, nell'anno 2737 a.C., mentre l'imperatore era seduto a riposare all'ombra di un albero di tè selvatico, una leggera brezza fece cadere alcune foglie di tè all'interno dell'acqua messa a bollire. Essa aveva assunto un invitante color oro. La curiosità prevalse e il grande imperatore assaggiò per la prima volta la deliziosa bevanda di tè. Dopo averla bevuta si sentì preso da un benessere indicibile e volle conoscere meglio l'albero che aveva prodotto quella foglia, favorendone così l'uso, la coltivazione, ecco nascere l'uso. La leggenda del tè in India è che un antico principe indiano, il principe Bodhidharma, decide di fare una meditazione di 7 anni. Però a 3 anni dalla veglia il principe si addormentò. Nella notte cominciò a sognare i volti dei suoi amori passati. La mattina seguente il principe furioso, per aver interrotto la veglia, si strappò le palpebre e le andò. Lì dove il principe piantò le palpebre nacque il maestro. E così nacque il tè secondo la leggenda. Nel Tibet, secondo una leggenda, viene grazie al matrimonio tra la principessa cinese e il tibetano, che la famiglia reale tibetani presero l'abitudine di bere il tè perché era una bevanda calda in un paese freddo. Con l'aggiunta del burro yak, che è un burro fatto con latte di un bue di là del tibetano, è un piccolo pasto che serviva per i pastori, che se lo sosseggiavano davanti al fuoco, che lì si riscaldavano. Poi la preparazione del tè in Tibet è molto particolare. Viene pressato in un mortaio, poi viene bollito nell'acqua fino all'orlo, che poi viene servito e viene aggiunto il burro yak. In Marocco si beve soprattutto tè verde Buntan Power, importato dalla Cina. Per la preparazione servono 2 cucchiaini di tè, tè con Power, una ricca manciata di foglie fresche di menta nana e 5 serviette di zucchero. L'infusione dura circa 5 minuti, il quale si può ripetutamente versare il tè nel bicchiere di vetro alto e stretto, per poi rimetterlo nella teiera e ottenere così una migliore infusione. Va bevuto bollente a piccoli sorsi, tenendo il bicchiere con 2 o 3 dita.
Everyone drinks tea in Britain. Tutti bevono il tè in Inghilterra. The tourists often go home with a packet of tea in their luggage. I turisti spesso vanno a casa con un pacchetto di tè nei bagagli. There are many tea shops and tea rooms in Britain where tea is sold for drunk. Ci sono molti negozi di tè e sale da tè in Inghilterra dove il tè viene venduto o bevuto. The best places are in London. I migliori posti sono a Londra. Nel 1894, all'epoca della baronessa Stuff, l'uso di bere tè nelle famiglie nobili era così descritto. La prima dama versa il tè, dalla teiera in una tazza. La seconda, invece, con una mano offre la tazza e con l'altra cuoce la zuccheriera. Per organizzare un perfetto farro croque tea è necessario possedere un raffinato servizio da bere. Nella letteratura francese il tè è citato più volte. In questa scena un amore di qua, di Marcel Proust. Il messaggio che manda tramite il tè è duplice e ambiguo. Infatti l'amore vero in questo caso è solo quello che Twain trova per poder, e non viceversa. Alla donna interessa solo provare il proprio potere di seduzione, mentre l'uomo davvero innamorato carica il tè di significati moltiplici e giustificatori. Fanno limone. Panna. Una nuvola. Vedete che so sempre quel che vi piace? Ah, come sarebbe piacevole avere una persona di cui potresti trovare qualcosa di raro, come un buon tè. Le avventure del liceo del paese della meraviglia. Viene un solo affaticato, si trovano davanti alla casa e la legge partitiva in cappellaio prendevano il tè. Tra loro c'era un vino profondamente addormentato e se ne serviva ancora di un cuscino assaggiando di gomiti e parlando sopra il suo tavolo. Molto scomodo per il tè. Posso dirmi a voi? Non c'è posto. Non c'è posto. Non c'è posto. Ma ce n'è moltissimo. Prendi un po' di vino. Ma vedo solo tè. Anche nelle fiabe l'ora del tè può assumere significati importanti. Il romanzo di Lewis Carroll mette in evidenza il tema dell'imperialismo inglese. Ci serve uno dei frutti più caratteristici che l'Inghilterra colonialista ha importato dai paesi sottomessi. Alla luce di questa favola, il tè ci riporta il significato sociale e politico che ha assunto per l'epoca colonialista, denunciando l'ipocrisia. Adesso siete invitati a uscire per la dimostrazione del tè. Usciamo.